Buonasera a tutti, bentrovati, grazie della vostra presenza così numerosa, grazie. Questa sera iniziamo un percorso che si inserisce all'interno del corso che gli studenti stanno facendo in facoltà su Evangelii Gaudium. Loro hanno iniziato già 2 incontri fa, gli studenti dell'istituto, hanno iniziato già 2 incontri fa con un approccio all'esortazione che li porterà poi negli ultimi incontri a cui voi non siete, che non rientrano nel nostro cammino, a lavorarci dal punto di vista proprio dello studente di scienze religiose. Ma al cuore di questo percorso abbiamo pensato di strutturare un cammino a più voci che consentisse a tutti noi insieme di arricchirci vicendevolmente, comprendendo un po' di più questa esortazione che è così preziosa per la vita della nostra Chiesa. Allora, questa sera io apro con un quadro generale, avete tra mano uno schema che vi è stato consegnato, non perdete tempo a guardarlo, poi voglio, spero, mi auguro, vi tratto come i miei studenti, dovete guardarlo a casa, no qua. E quindi tenetelo lì, lo schema ha la prima pagina che è una traccia un po' a grandi linee di quello che dirò, proprio una traccia, uno schema. La seconda pagina ha un punto che per me è nodale, la parola chiave di questa sera che è ascolto. E questo primo incontro prelude poi al percorso che è un percorso di approfondimento di Evangelii Gaudium da diversi punti di vista. Cominceremo con la traccia biblica che la percorre, ci sarà Donaldo Martin, che ci parlerà dell'intreccio biblico sul quale è strutturata l'esortazione. Poi avremo Don Simone Zonatto che parlerà dell'idea di mondo che è presente in Evangelii Gaudium e Don Dario ci presenterà poi il 30 ottobre la conversione pastorale e missionaria che viene richiesta se si vuole mettersi in relazione, in rapporto, se si vuole vivere all'interno di questo mondo che è delineato in Evangelii Gaudium. Il mondo, l'agire nel e con il mondo hanno un soggetto che è la Chiesa. Il giorno 6 novembre Don Alessio Dal Pozzolo parlerà della figura di Chiesa nell'esortazione. La Chiesa annuncia, ancora Don Dario parlerà di 2 forme di annuncio molto importanti, del Kerygma e dell'Omelia, per tornare di nuovo a confrontarci con il mondo scoprendo che evangelizzare lo costruisce. E avremo Don Matteo Pasinato che condividerà con noi la dinamica per la quale l'evangelizzazione costruisce il mondo, non semplicemente la Chiesa, ma il mondo stesso. Alla fine del percorso, il professor Leopoldo Sandonà parlerà della bussola di Papa Francesco, ossia 4 principi operativi che sono preziosi per chiunque voglia affrontare la realtà con uno sguardo critico, che sia nello stesso tempo uno sguardo cristiano. Vi dicevo che avete tra mano lo schema. C'è anche una bibliografia, ci sono dei testi abbastanza divulgativi che presentano Evangelii Gaudium da diversi punti di vista. Ho messo anche una sitografia, cioè elenco di materiali online, perché senza comprare cose cominciate a leggere qualche cosa direttamente dalla rete, sono gratuitamente disponibili. Essenziale è che leggiate Evangelii Gaudium con calma, senza guardare, cioè questa bibliografia serve ad approfondire o ad avvicinare o a far venire voglia magari qualche articolo, però è essenziale che vi prendiate la briga un pochino alla volta, una pagina alla sera, di leggere il documento, perché il documento riserva delle bellissime sorprese. Allora, che cos'è? Introduciamoci in questa esortazione. Evangelii Gaudium è il documento alla sua pubblicazione più lungo dell'intera storia dei documenti pontifici. Dopo, con Amoris Laetitia e con Laudato Si, siamo sugli stessi standard. Comunque un testo molto lungo, una vera piccola enciclopedia dell'evangelizzazione. Eppure, il Papa, che dice di essere consapevole di una mole forse eccessiva, dice, del documento, afferma che lo sa che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche sono rapidamente dimenticati. Lo sa benissimo. Eppure, afferma che è indispensabile dire di nuovo queste cose. C'è una bellissima frase di Goethe che io cito sempre e che è questa. Goethe dice che tutti i pensieri intelligenti sono stati già pensati.
Occorre solo ripensarli e ridirli per gli uomini del nostro tempo. In fondo è l'azione incessante che la Chiesa fa nel prendere la verità che le è stata consegnata e rimodularla, ridirla per le persone della sua storia, del suo tempo, per poter raggiungere continuamente tutti, per poter evangelizzare. Ed è questo che Papa Francesco fa anche con Evangelii Gaudium, ritornando a dire cose che sono centrali e affidandole, dice lui stesso, a una lunga, graduale opera di assimilazione e completamento da parte delle comunità. Lui affida questo testo a noi perché noi lo facciamo nostro, quindi cominciamo a conoscerlo, a muoverci al suo interno, a capire che cosa offre, che cosa propone, e nello stesso tempo a completarlo. Lui non ha detto tutto, ma ci dice che dobbiamo camminare insieme per costruire la Chiesa tutta. Viene qui a tema la reale proposta di sinodalità. Sapete che sinodalità significa camminare insieme, condividere uomini e donne di fede all'interno della Chiesa, un cammino di crescita, un cammino di evangelizzazione. E questo testo pone concretamente le premesse per la valorizzazione della soggettualità di ciascun cristiano, perché ciascun cristiano e ciascuna comunità locale si senta soggetto dell'edificazione della Chiesa. Io racconto sempre che quando ero piccola, la mia mamma, penso, io sono di Chiampo originaria, quindi la cultura mia è vicentina, no? La mia mamma, quando era ora di andare a messa, mi diceva: «Dai, sbrigate, chi te aspetta?» Credo che anche qualcuno di voi abbia sentito questa espressione. Questo «dai, sbrigate, chi ti aspetta» era la percezione che la celebrazione dell'Eucaristia senza di me non sarebbe stata la stessa, ci sarebbe stato un posto vuoto. Perché io, pur essendo lì nell'assemblea insieme a tutti, senza avere nessun compito né di servizio, né di, non c'erano ancora le ministranti bambine all'epoca, e né nessun altro compito all'interno apparentemente attivo all'interno della celebrazione, avevo comunque una mia soggettualità senza la quale quella celebrazione eucaristica sarebbe stata più povera. Ecco, questa percezione atematica che si portavano dietro i miei genitori, la mia nonna, la mia famiglia che mi diceva questa cosa e le altre famiglie da cui ho visto qualcuno che assentiva, a cui questa cosa veniva detta, questa percezione atematica viene tematizzata in Evangelii Gaudium, che ci dice che ciascuno ha nell'edificazione della Chiesa un compito attivo ed è chiamato a contribuire nella modalità a lui propria, nelle caratteristiche che ha. Il percorso che inizia stasera ha proprio lo scopo di mettere in luce alcune linee di Evangelii Gaudium senza intenzione, ma senza nessuna intenzione di essere esaustivo. Dice il Papa che non è possibile dire tutto e che l'opera di assimilazione deve essere graduale, non c'è nessuna pretesa di dire tutto di Evangelii Gaudium, ma c'è la pretesa di far venir voglia di conoscerla e di far venir voglia di fargli questo testo un orientamento per la nostra azione concreta nelle comunità, nel nostro oggi. Comincio con un'immagine che è la tag cloud, la word cloud. Cos'è la word cloud? La word cloud è un'elaborazione grafica che fanno i computer, c'è un programma, tu metti dentro un testo all'interno di questo programma e il testo elabora quello che viene messo, il computer elabora quello che viene messo dentro, facendo vedere a seconda della grandezza le parole più utilizzate in un testo. Allora, le 152 parole più utilizzate in Evangelii Gaudium sono queste, le parole più grandi sono quelle che compaiono di più, mano a mano che sono più piccole vuol dire che compaiono un minor numero di volte. È interessantissimo come l'immagine che esca sia Evangelii Gaudium, cos'è? Un testo che dice che siamo tutti una Chiesa. Siamo tutti una Chiesa, la sua Chiesa. Senza di lui non c'è gioia, la gioia che Dio e Gesù Cristo porta, l'evangelizzazione come traccia, il Vangelo come cammino, è un'immagine immediata che ci dice come ci troviamo di fronte a un testo che è un testo con un tema fortissimo, centrale, ed è la Chiesa.
Vangeli Gaudium è un testo che parla delle dimensioni fondamentali della Chiesa. E guardate che questa è un'affermazione che dobbiamo tenere presente, perché siccome il linguaggio, ne parlerò poi, di Vangeli Gaudium è particolare, in particolare, soprattutto all'inizio, si è rischiato di prenderlo come un testo così, con un fervorino, vagamente alla state buoni se potete, avete presente, quelle cose che vengono dette così, ripetendo delle cose che tutti quanti sanno, senza percepirne in effetti la dirompente capacità performativa, la capacità di guidare a una forma nuova di stare nelle nostre comunità. Papa Francesco stesso ci dà una definizione del documento, afferma, vi leggo un brano dell'intervista che ha fatto alla Civiltà Cattolica nel 2016, uno dei pericoli degli scritti del Papa, cito le parole di Papa Francesco, è che creano un po' di entusiasmo, ma poi ne arrivano altri e i precedenti vanno in archivio. Credo che l'Evangeli Gaudium vada approfondita, che si debba lavorare nei gruppi di laici, dei sacerdoti, nei seminari, perché è l'aria evangelizzatrice che oggi la Chiesa vuole avere. Su questo bisogna andare avanti. Non è qualcosa di concluso, come se dicessimo è andata, ora tocca Laudato Si, e poi è andata, adesso c'è Amoris Laetitia. Niente affatto. Vi raccomando l'Evangeli Gaudium, che è una cornice. L'Evangeli Gaudium è la cornice apostolica della Chiesa di oggi. L'ha citato anche Don Flavio, questa affermazione di Papa Francesco. Su questo legame con l'apostolicità della Chiesa avremo modo di tornare alla fine di questo incontro, se avrete la pazienza di seguirmi. Avviciniamo il testo stasera a partire dalle coordinate di base, coordinate formali, la sua struttura, e coordinate metodologiche, il percorso, la via, la strada attraverso la quale si va in cerca di raggiungere la meta. E sapete che la strada non è indifferente rispetto alla meta, è solo un percorso, sì, ma ha dentro di sé tutto della meta, quindi comprendere il percorso vuol dire anche avvicinarsi a comprendere qual è la meta a cui vogliamo essere condotti. Cos'è Evangelii Gaudium? È un'esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Formalmente è un'esortazione apostolica, cioè un documento che raccoglie la ricchezza dei lavori del Sinodo sulla nuova evangelizzazione del 2012. Sapete che si sta celebrando in questi giorni il Sinodo per l'Amazzonia, no? Adesso con la riforma della struttura sinodale voluta da Papa Francesco con Episcopalis Communio, non è detto che alla fine del Sinodo dell'Amazzonia ci sia un'esortazione apostolica, perché può darsi che il Papa semplicemente riconosca che i lavori sinodali sono stati così significativi da sottoscriverli e fare dei lavori sinodali il sostituto dell'esortazione apostolica. Ma fino a prima di questa di Episcopalis Communio, normalmente, non sempre, ma soprattutto negli ultimi 30-40 anni, i sinodi si erano conclusi con un'esortazione apostolica, documento di impronta profondamente pastorale. Ed è questo carattere di Evangelii Gaudium che non la differenzia in niente dagli altri testi. Però Evangelii Gaudium non ha solo questa origine, cioè non è semplicemente la ripresa dei lavori del sinodo dei vescovi, perché il Papa Sinodo sulla nuova evangelizzazione era stato celebrato in ottobre 2012 e poi non c'era stata l'esortazione apostolica, perché l'11 febbraio 2013 Benedetto XVI, regnante all'epoca del Sinodo sulla nuova evangelizzazione, aveva dato le dimissioni. E quindi Papa Francesco prende in mano dei lavori che non sono stati iniziati da lui e usa i lavori del Sinodo per operare un ascolto allargato, andando oltre le proposizioni dei padri sinodali, consultando, come dice il numero 16, anche diverse persone, considerando per la prima volta in un documento papale, in assoluto per la prima volta, i documenti degli episcopati locali, cioè le conferenze episcopali del Sud America, Africa, Asia, Francia, Stati Uniti, Oceania, Brasile, Filippine, Congo, India. Sentite quante voci ci sono dentro. Ci sono le voci dei padri sinodali. Ci sono le voci di altre diverse persone con cui si è consultato, ci sono le voci delle conferenze episcopali, ci sono le voci di numerose sollecitazioni a cui è stato provocato, ci sono le voci dei santi, e attraverso l'ascolto di tutte queste voci offre un documento che
lui definisce un documento programmatico per il pontificato. Il suo programma di pontificato viene offerto essendosi posto inizialmente in una dinamica di grande ascolto. Capite perché la parola chiave di questa sera è ascolto? La potremmo definire una dinamica sinodale a buona ragione, no? Perché è un testo che viene fatto attraverso e a partire da un sinodo, che è un momento nel quale più persone si sono confrontate su un tema. Ma è un testo anche caratterizzato da un profondissimo ascolto, che è la base di qualunque tentativo di fare le cose insieme. E questo testo, allora, è un testo che costituisce il documento programmatico del pontificato. E se normalmente i pontefici emanavano i loro documenti programmatici con un'enciclica, pensiamo a Ecclesiam Suam di Paolo VI, Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II, la Deus Caritas Est di Benedetto XVI, Papa Francesco decide di fare il suo programma attraverso un testo ad impronta profondamente pastorale che ci offre dandoci uno stimolo profondissimo a vivere la pastoralità come dimensione costitutiva del nostro essere Chiesa. Dice Brunelli, direttore del Regno, che siamo al cuore con questo testo del pontificato di Francesco, dice che l'esortazione apostolica è un testamento e che difficilmente Francesco potrà scriverne un altro analogo. Scriverà e dirà certamente molto altro, ma dirà per ribadire, approfondire, applicare. Qui c'è tutto quello che egli intende dire alla Chiesa a questo tempo. Guardate che è profondamente vero. Se ci fate caso, nei testi di Papa Francesco, si ritorna continuamente a richiamare l'Evangelii Gaudium. Anche nei suoi discorsi lui ritorna continuamente a richiamare l'Evangelii Gaudium. Perché è qui che si trova la chiave per comprendere tutto quello che poi viene dopo. Come lo dice il Papa? Una delle cose che emergono subito in Evangelii Gaudium è la novità di carattere linguistico. Il testo ha lo stile di Francesco e rispecchia la sua tendenza a comunicare in modo incisivo, con un linguaggio visivo, con le parole che si comprendono immediatamente. E definisce Papa Francesco questo testo come una lingua materna. Al numero 139 dice che la Chiesa è madre e predica al popolo come una madre che parla a suo figlio, sapendo che il figlio ha fiducia che tutto quanto gli viene insegnato sarà per il suo bene, perché sa di essere amato. È bellissima questa cosa, perché chiunque di noi ha avuto a che fare con un bambino piccolo sa che quando tu parli con un bambino piccolo di 3 anni, per esempio, se vuoi dirgli qualche cosa di importante e vuoi che lui effettivamente ti ascolti, compi un gesto molto semplice: ti metti con gli occhi ad altezza dei suoi occhi. O lo prendi in braccio, lo sollevi, lo fai crescere, o ti abbassi tu, accucciandoti davanti a lui. Perché se tu vuoi parlare con un bambino di 3 anni e non mettergli paura, ma permettere che ti ascolti, devi adottare il suo linguaggio e porlo alla tua altezza o porti alla sua altezza. Questa strategia viene utilizzata da Papa Francesco nella lingua di Evangelii Gaudium e di tutti i suoi testi, una lingua che cerca in tutti i modi di essere compresa, appunto come fa una mamma quando parla col suo bambino. E lo fa anche utilizzando dei neologismi quasi come primerear, quella parola che ormai abbiamo imparato a conoscere, che significa prendere l'iniziativa, no? Come se fosse consapevole dell'insufficienza delle solite parole. Allora, su questa cosa io mi fermo sempre, perché è un dato molto importante. Non si tratta di una nota stilistica, sapete. Il pontefice stesso la mette all'interno di un quadro che tutti noi conosciamo molto bene, che è il quadro della esculturazione del cristianesimo. Parola un po' difficile, ma adesso ve la spiego. Cosa significa esculturazione? Noi di solito pastoralmente e teologicamente parliamo di inculturazione, e prenderemo in mano anche questa parola, ma Danielle Hervieux-Léger, che è una sociologa francese, ha coniato questo termine per dire che sono scomparsi dalla comprensione immediata delle persone il significato di termini classici che noi diamo per scontati, ma che scontati non sono più. Provate a chiedere
alla vostra gente comune, normale, che viene anche in chiesa la domenica, di definire la parola salvezza o di definire la parola resurrezione. Si trovano in grosse difficoltà, se poi lo andate a chiedere a 15 anni, 16 anni, 20 anni, 25 anni, ancora peggio. E sono parole che noi utilizziamo continuamente. Mi vengono in mente queste due, ma ce ne sono molte altre. Faccio altri esempi molto più sciocchi. Provate a pensare ai film di Natale che vedremo nei prossimi mesi e a far caso che cos'è il senso del Natale. I regali. La natività è scomparsa dal senso del Natale, della cultura corrente. Cioè ci si è appropriati di una parola, Natale, ma lo si declina in tutt'altro modo. Allora, questi sono tutti segnali dell'esculturazione del cristianesimo. E in questo panorama Papa Francesco introduce anche parole totalmente nuove che hanno la virtualità di destare l'attenzione, di chiedere ma cosa voglio dire questo? Cosa sta dicendo questo? Oggi stamattina ero a Roma all'udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Che è un po' corso oggi, se do un po' i numeri portate pazienza perché è stata una giornata un po' intensa. Allora stamattina lui aveva, c'erano di fianco a noi, c'erano i giovani sposi, c'erano tutte le ragazze vestite di bianco con i loro mariti ed erano venuti all'udienza e Papa li ha benedetti alla fine dell'udienza, no? E poi ha detto, eccoli qui i giovani sposi, io li definisco i coraggiosi perché ci vuole coraggio a sposarsi oggi. E mio marito, che non è abituato come me a sentire le espressioni di Papa Francesco, le sente sì, ma un po' più distrattamente, si è girato, ma cosa se io devo dire al Papa? Cioè, ci vuole coraggio a sposarsi? Potrebbe essere interpretata anche in modo negativo, no? Ci vuole coraggio a sposarsi. Eppure, questa espressione ha suscitato subito una domanda. Cosa vuole dire il Papa con sta roba qua? Non può essere che il Papa vuole dire che sposarsi è una cosa negativa. Non può essere. Quindi vorrà dire che il coraggio richiesto per sposarsi è di un'altra qualità, che è un'altra roba, che è andare contro una cultura corrente, che è andare contro un modo di pensare diffuso. E capite? Desta l'attenzione e ci fa uscire dalla trappola dell'abitudine. La questione linguistica è centrale in Evangelii Gaudium e nell'evangelizzazione in generale. Per questo Evangelii Gaudium è un atto di inculturazione, che è uno dei suoi concetti guida. Un atto di inculturazione, ossia un tentativo di far sì che il cristianesimo e la nostra cultura, e le varie culture, perché è un'esortazione apostolica rivolta a tutto il mondo, mica solo alla Chiesa italiana, che le varie culture e il cristianesimo si compenetrino, si trasformino reciprocamente, potenzino i loro autentici valori in un confronto reciproco e fecondo. Guardate che la prima grande opera di inculturazione l'ha fatta San Paolo, adesso noi ci spaventiamo, no? All'idea dell'inculturazione con le culture strane, ma San Paolo non ha fatto nient'altro che inculturare il cristianesimo nella cultura greco-romana. Il cristianesimo nato in un ambiente semitico non aveva nessuna caratteristica per poter essere compreso dalla cultura greco-romana e San Paolo ha fatto quest'opera enorme di traduzione del cristianesimo per la cultura corrente e ci ha permesso di essere cristiani, ha permesso che il cristianesimo si diffondesse nell'alveo del Mediterraneo. Allora, Evangelii Gaudium propone, stimola, suscita, provoca un'azione di inculturazione al cui cuore c'è la teologia dell'incarnazione. Teologia dell'incarnazione che è al cuore del pensiero di Papa Francesco. La teologia dell'incarnazione è intesa come la decisione della Trinità, ossia del Dio sempre più grande, che sceglie di entrare nel nostro tempo, nei nostri limiti, nelle nostre miserie, facendosi vicino e facendosi partecipe. Se questa è la dinamica che ha scelto Dio, non può che essere la dinamica che scegliamo noi. E comprendiamo già come questo ci collochi pienamente dentro la realtà nella quale viviamo, non al di sopra come quelli superiori che hanno solo qualche cosa da insegnare, ma al cuore, come le persone che ascoltano, apprendono, rimodulano, comunicano. La vita si genera aprendosi, facendo spazio nel corpo di una madre si genera la vita, si fa spazio la madre perché il bambino possa nascere, si apre perché il bambino possa venire alla luce. E questa dilatazione, apertura e nello stesso tempo accoglienza del bambino dentro di sé è quella che fa nascere la vita.
Evangelii Gaudium si muove in questa dinamica qui, una dinamica generativa. Eppure, nonostante questa tensione al nuovo, perché inculturare vuol dire anche prendere, assumere sfide nuove, assumere linguaggi nuovi, assumere modalità nuove di rapportarsi e di trasmettere le verità di sempre, nonostante questa tensione al nuovo, è solidamente fondata sulla tradizione. Vaticano II, il Magistero dei Pontefici precedenti, tutti, la conferenza di Apparecida, i riferimenti alla tradizione teologica e spirituale del passato, San Giovanni della Croce, Ireneo di Lione, Tommaso d'Aquino. Quindi capite, lui fa un intreccio in cui mette tutte quante in dialogo queste diverse voci per offrirci un percorso possibile e ricco. Il titolo è simbolico, sapete che lo sappiamo tutti noi che siamo dentro il percorso teologico e pastorale, che simbolico deriva da simballen, che significa simbolo, mettere insieme, tenere insieme, raccogliere e comunicare. Allora, il titolo è simbolico perché tiene insieme cose diverse e rappresenta benissimo le fonti a cui il testo si ispira. Il primo e fondamentale riferimento è un'altra esortazione apostolica post-sinodale, l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, che definisce Papa Francesco il documento pastorale più grande che è stato scritto fino ad oggi. Io non voglio che alziate la mano, perché non voglio che facciate outing qui davanti a tutti, però vorrei sapere quanti di noi hanno letto l'Evangelii Nuntiandi, nella logica per cui un documento è passato e non serve più, adesso si passa al prossimo e quello che c'era prima rimane lì in dimenticatoio, no? Mentre Evangelii Nuntiandi è il documento pastorale più grande che è stato scritto fino ad oggi, dice Papa Francesco. Ed Evangelii Gaudium presenta con Evangelii Nuntiandi alcuni parallelismi dal punto di vista proprio strutturale. La missione come cuore, le forme, i contenuti, i soggetti dell'evangelizzazione, il popolo di Dio come protagonista e l'ultimo capitolo, Maria stella della nuova evangelizzazione, dice Evangelii Gaudium, Maria stella dell'evangelizzazione, diceva Evangelii Nuntiandi. Quindi ci sono molti elementi comuni nella struttura, ma anche c'è questo elemento centrale comune che è l'evangelizzazione è un'azione della Chiesa, cioè la Chiesa evangelizza, ma l'evangelizzazione è anche ciò che fa la Chiesa, ciò che la costituisce. Se la Chiesa non evangelizzasse, la Chiesa smetterebbe di esistere. Perché se noi non annunciassimo il Vangelo, non ci sarebbero più persone che lo possono accogliere e una volta morti tutti noi che l'abbiamo ricevuto, se nessuno più l'ha accolto, quindi l'evangelizzazione, che è azione della Chiesa, è in realtà fondamento della Chiesa. La Chiesa esiste per evangelizzare, diceva Paolo VI, e Francesco dice è necessaria una trasformazione missionaria della Chiesa. Per questa azione tutte e due le esortazioni hanno i medesimi destinatari privilegiati, che sono i poveri. Però Evangelii Nuntiandi non è l'unico riferimento di questo testo, gli altri riferimenti faccio solo un cenno, anche se sono molto belli. E il secondo testo è sempre di Paolo VI, è la Gaudete in Domino, Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi, la prima parola, Gaudium della Gaudete in Domino, che è un testo di Paolo VI, ancora del 75, ed è un testo in cui egli afferma di aver scritto sotto la spinta di una felice necessità interiore. La Gaudete in Domino è un tema, è un testo sulla gioia cristiana che ha carattere quasi mistico, è bellissimo come testo. E poi ci sono altri due testi che invece connotano il legame col Concilio, la Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII, con il quale è stato aperto il Vaticano II, che è citato due volte, e la Gaudium et Spes, dove il legame non è tanto col tema della gioia, Gaudium et Spes potrebbe sembrare, Evangelii Gaudium, che il legame sia col tema della gioia, in realtà il primo numero di Gaudium et Spes non è dedicato alla gioia, è dedicato alle gioie, i dolori, le tristezze e le speranze del mondo. Ma il legame è nel sottotitolo. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Esortazione apostolica sul Vangelo, sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, Evangelii Gaudium. E guardate che è interessante perché
Al concilio c'è stato un grande dibattito su questo titolo, su questo sottotitolo, perché c'era qualcuno che diceva che dovremmo intitolare Gaudium et Spes Costituzione pastorale sulla Chiesa e il mondo contemporaneo. Ma se io dico sulla Chiesa e il mondo, capite che si mantiene una sorta di parallelismo, non c'è una vera condivisione tra le due, mentre è prevalsa l'idea di parlare della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. E Evangelii Gaudium è un'esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo, immersi nel mondo contemporaneo. Diceva padre Emilio Guano, che è stato uno dei relatori di Gaudium et Spes, che se Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, non si vede perché noi a questo mondo dovremmo guardare con occhi che siano diversamente che amorevoli. Qual è lo scopo dell'esortazione? Invitarci a una nuova tappa evangelizzatrice marcata dalla gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni su questa tappa. Una nuova tappa evangelizzatrice, non tanto una nuova evangelizzazione, come diceva il titolo del sinodo del 2012, perché l'evangelizzazione è sempre nuova. L'evangelizzazione è sempre nuova. Quando tu raggiungi qualcuno con il Vangelo, lo raggiungi sempre con una novità assoluta. Ma, dice Papa Francesco, nell'azione evangelizzatrice che è sempre nuova, stiamo vivendo una tappa nuova. Per il contesto culturale nel quale ci troviamo, per l'azione di esculturazione, abbiamo dato per scontato per troppo tempo che le cose fossero consolidate, che il cristianesimo fosse ormai radicato in alcune zone del mondo, nelle nostre in particolare. Abbiamo bisogno di una nuova tappa evangelizzatrice e abbiamo bisogno che questa tappa sia marcata dalla gioia. Perché nella gioia si possono dischiudere le vie per il cammino della Chiesa in questo nostro tempo, in questa nostra storia. È la Chiesa di sempre, sapete. È un testo saldamente radicato nella tradizione, ma è la Chiesa di sempre che si muove in modo sempre nuovo. La struttura del testo è fatta da un'introduzione e 5 capitoli. L'introduzione sono 18 numeri e i 5 capitoli si muovono nella dinamica vita-vangelo-vita. Qualcuno definisce l'Evangelii Gaudium un testo induttivo, come se prendesse la legge del proprio pensiero dalla realtà, esclusivamente dalla realtà. Vedo quello che succede e decido quello che bisogna fare. C'è questa dimensione che è inevitabile, ma in realtà il testo si muove in una dinamica che intreccia il Vangelo e la vita, senza deduttivismi, cioè senza dire la legge è così, bisogna fare colà. Deduttivismo, deduco da una norma come bisogna comportarmi, senza guardare in faccia a nessuno. Siamo tentati spesso di fare così, perché la chiarezza dei principi ci rassicura. In realtà, a mio figlio di 4 anni non posso imporre la norma nello stesso modo in cui la impongo a mio figlio di 12. La norma va calata nella situazione esistenziale di mio figlio. E questa dinamica, quindi, non deduttiva né induttiva, non è mio figlio di 4 anni che decide come si vive dentro casa, né mio figlio di 12, cioè non è perché lui desidera una cosa che io la faccio, ma è una dinamica di intreccio che nelle relazioni genitori-figli mette in dialogo la regola con la realtà. Ma qui viene animata dalla norma assoluta che è il Vangelo, nell'intreccio tra la vita e il Vangelo, nell'illuminazione reciproca per cui il Vangelo mi aiuta a capire la storia mi aiuta ad approfondire il Vangelo. Questa è la dinamica dell'introduzione, che è la dinamica anche di tutto il testo. E poi il primo capitolo parla della trasformazione missionaria della Chiesa e sogna, dice Papa Francesco, sogna. Sapete che, diceva Martin Luther King, che quando una persona sola ha un sogno, quel sogno è tale.
Ma quando tante persone condividono il medesimo sogno, quel sogno può trasformarsi in un progetto. Allora Papa Francesco vuole condividere con noi il sogno di una Chiesa in uscita, in una pastorale coraggiosa, una Chiesa che si converta alla missionarietà che è parte del suo DNA. Guardate che, sempre per usare esempi che possono essere molto, molto più chiari di tante parole, data anche l'ora della sera nella quale potremmo essere tentati di veder calare la soglia di attenzione, noi abbiamo il nostro DNA è missionario. Noi abbiamo dentro di noi la tensione all'annuncio, la vocazione all'annuncio, alla missione lì dove siamo, non esclusivamente la missione ad gentes come consideriamo normalmente le missioni, no? Abbiamo nel nostro DNA di cristiani la vocazione all'annuncio, ce l'abbiamo dal momento del battesimo. Ma nello stesso tempo questa vocazione molto spesso rimane latente, come succede a un bambino che è nato con un DNA che farebbe di lui un grande atleta, ma non è detto che lo diventi, perché diventi un grande atleta ha bisogno di qualcuno che gli dica sì, sei capace di correre velocemente, di qualcuno che lo alleni, di qualcuno che lo accompagni, perciò nel suo DNA c'è una vocazione che lui può far diventare concreta attraverso l'ascolto di questa vocazione, delle voci che gliela ricordano e mettendo in pratica quello che è necessario per fare di questa vocazione una professione, una realtà. Noi abbiamo un DNA missionario a cui dobbiamo convertirci a noi stessi paradossalmente. Allora Papa Francesco chiede, sogna una Chiesa in conversione missionaria, capace di una pastorale coraggiosa, e la sogna mettendocisi dentro pienamente, perché il numero 32 parla di una necessaria conversione del papato. Il secondo capitolo guarda in faccia la realtà ed è un capitolo molto interessante perché parla della crisi dell'impegno comunitario. Chi di noi nelle proprie comunità locali o nella classe di studenti degli SSR o negli uffici diocesani o nelle comunità religiose o nelle famiglie non si trova di fronte alla difficoltà di impegnarsi insieme per uno scopo? Io mi occupo molto di catechesi, uno dei problemi con la catechesi è la difficoltà di trovare catechisti e catechiste che siano disponibili a un impegno continuativo e serio di servizio nelle comunità. Ma penso che in tutti quanti gli ambiti pastorali la difficoltà è abbastanza comune. E questo impegno comunitario è in crisi anche perché molto spesso tendiamo a far prevalere il singolo rispetto alle necessità della comunità. Allora Papa Francesco mette in guardia da quello che dice l'attuale eccesso diagnostico, cioè di fronte a questa realtà cos'è che facciamo? Ci mettiamo a fare i conti, a guardare, a vedere cosa succede, magari a fare le indagini sociologiche preziosissime, ma che chiedono poi di essere prese in mano per cercare un passo di soluzione. Allora Papa Francesco dice, prendiamo in mano il reale, facciamo discernimento evangelico, nutriamoci della forza dello Spirito Santo e delle analisi sociologiche o delle analisi concrete della nostra realtà per iniziare a fare dei passi di conversione. È un capitolo da leggere interessante perché mette a tema alcune delle difficoltà grosse che ci sono nelle nostre comunità, estremamente realistico come Papa Francesco è capace di essere. Poi il capitolo terzo è il cuore. Allora abbiamo detto, primo capitolo, la vocazione nostra, trasformazione missionaria della Chiesa. Secondo capitolo, sì, però, trasformazione missionaria, ma noi facciamo un po' fatica. Terzo capitolo, come facciamo? Col cuore, che è l'annuncio del Vangelo. Allora, ha tre nodi questo capitolo. Tutto il popolo di Dio evangelizza. Non solo il prete che fa la predica la domenica, a cui abbiamo ridotto l'azione evangelizzatrice, ok? Tutto il popolo di Dio evangelizza, primo nodo. Secondo nodo, il prete però a domenica col fa la predica, secondo nodo l'omelia. 25 numeri della esortazione sono dedicati all'omelia. È quasi un piccolo manuale di omiletica. Perché? Perché oggi quello lì è uno spazio che i cristiani giudicano molto. E siccome i cristiani lo giudicano molto, anche se fare un'omelia è complicato,
Siccome i cristiani, e non la messa, non è tutta la messa l'omelia, perché tutta la messa sappiamo benissimo non è riducibile all'omelia, però quello lì è un momento cruciale, proprio perché i cristiani sono impoveriti del significato dell'Eucarestia in tutte le sue dimensioni e quindi riducono l'Eucarestia all'omelia, per cui fanno alle volte le corse da una parte all'altra per trovare il predicatore che si confà di più al loro sentire. Allora lui dedica 25 numeri a questa roba qua per dire: guardate che bisogna farci caso. E poi, terzo nodo, l'approfondimento del kerygma nell'evangelizzazione, cioè a ritornare ad annunciare la buona notizia. Ritornare a dire alla gente e al mondo: Dio ti ama e pensa che senza di te il mondo sia più povero e pensa che tu abbia diritto a vivere la gioia del Vangelo e pensa che tu abbia diritto ad essere felice, ma felice nel senso autentico del termine. Dio ti ama e ti vuole felice. Allora, la buona notizia per cui Dio ha voluto morire per me e per cui questo amore donato è diventato vita nuova, deve essere di nuovo e sempre annunciata. Tre nodi, dicevo nel capitolo centrale: tutto il popolo di Dio evangelizza, l'omelia come momento importante dell'evangelizzazione, l'approfondimento del kerygma nell'evangelizzazione senza andare subito ai massimi sistemi o alle concretizzazioni che dimenticano il cuore pulsante di tutto quello che noi predichiamo. Il capitolo quarto ci mette in contatto con la dimensione sociale dell'evangelizzazione, ossia con quello che la nostra società manifesta come punto nevralgico, la fatica, le persone che sono affaticate, stanchi, i malati, i poveri, gli ultimi, gli scartati, e come l'evangelizzazione potrebbe fungere da motore di una crescita di una società più cristiana, nel senso autentico e pieno del termine. E poi l'ultimo capitolo, evangelizzatori con spirito, ossia evangelizzatori che si aprono senza paura all'azione dello Spirito Santo. È un capitolo di grande spiritualità, per cui vediamo che tutto aveva preso le mosse dall'esigenza della missione e tutto si compie e si completa nella grazia dell'evangelizzazione. I contenuti dei Vangeli Nunziandi vengono ripresi, attualizzati e sviluppati in prospettiva spiccatamente pastorale, sono i contenuti di Evangeli Nunziandi. L'esortazione quindi si sviluppa, come vi dicevo, nella dinamica vita, Vangelo, vita, è un intreccio che esprime pienamente la pastoralità, non è una serie di indicazioni da applicare, ma una dinamica da interiorizzare. Dice Papa Francesco, ha detto Papa Francesco ai vescovi italiani a Firenze, che non bisogna aspettarsi che il Papa dica tutto quello che c'è da fare, ma che bisogna fare cercando di vivere nel miglior modo possibile e di incarnare nella propria storia le indicazioni di Evangelii Gaudium, raccomandando di leggerla. Cosa ci siamo detti finora? Abbiamo visto la struttura di questo documento, abbiamo visto che è un documento, un'esortazione apostolica post-sinodale, che fa il punto sul sinodo ma anche offre un testo programmatico per il pontificato. Lo fa adottando una lingua materna per l'inculturazione del Vangelo. Ha un titolo che richiama delle radici che sono molto importanti per capire il documento stesso, ossia Evangelii Nunziandi, Gaudete in Domino e un legame forte con il Vaticano II, e ha lo scopo di invitarci a una nuova tappa evangelizzatrice marcata dalla gioia, indicandocene anche le vie. I suoi cinque capitoli al loro cuore hanno l'annuncio del Vangelo. L'evangelizzazione che spetta a noi, che spetta ai nostri pastori e che deve ruotare intorno al recupero del kerygma. Perché se fate caso, prima abbiamo detto, no? Tutto il popolo di Dio evangelizza, primo nucleo. Secondo nucleo, l'omelia. Allora, tutto il popolo di Dio, tutti noi, i nostri pastori, l'omelia, contenuto il kerygma da annunciare sempre nuovamente. E poi questa dinamica che si intreccia tutta, come dicevamo, con la scrittura e che mette in dialogo vita e Vangelo, si conclude con un capitolo che parla dello spirito, dell'azione dello spirito in noi evangelizzatori, perché posso ben dire così, noi cristiani evangelizzatori, ancor di più noi che in qualche modo siamo immersi in un'azione pastorale, abbiamo il compito di essere evangelizzatori. In questo testo la parola chiave che ho scelto è ascolto.
Perché il carattere strutturale di Evangelii Gaudium è una doppia apertura, l'ascolto di Dio e dell'uomo. Questa doppia apertura, ossia questo doppio ascolto, è un'affermazione che possiamo verificare anche semplicemente a livello empirico, cioè a partire da dati molto concreti. Abbiamo detto, ricordate, che è stata scritta in ascolto del Sinodo dei Vescovi, in ascolto di diverse persone, in ascolto delle conferenze episcopali, e questa azione è un'azione intraecclesiale. Ossia, chi si è messo ad ascoltare il Papa per scrivere Evangelii Gaudium? La Chiesa stessa. La Chiesa stessa nella sua componente istituzionale. È come se avesse cominciato ascoltando le precomprensioni della Chiesa, cioè cosa pensa veramente la Chiesa, cosa penso io veramente come Chiesa struttura gerarchica dell'evangelizzazione. Lo fa ascoltando il Sinodo, lo fa ascoltando i Vescovi, lo fa ascoltando le conferenze episcopali. Guardate che sapere che cosa pensiamo in base al depositum, in base all'esperienza pastorale, è importantissimo per poi mettere a nudo il genere di sguardo col quale avviciniamo il reale. Se io penso che il mondo è una massa di debosciati che io devo solo salvare, nel senso che dalla mia superiorità vado lì e gli butto l'ancora di salvezza perché loro che sono così perduti vengono via, con questo approccio mi avvicinerò e la mia evangelizzazione potrà essere segnata solo da questo approccio. E non è un approccio che predispone molto l'altro ad accogliere quello che gli proponi. L'approccio che predispone l'altro ad accogliere quello che gli proponi normalmente è un approccio accogliente, in cui tu riconosci che l'altro ha valore per se stesso e che tu hai una cosa preziosa da condividere e che l'ascolto dell'altro fa crescere lui e fa crescere te. Gaudium et Spes 44 dice che la Chiesa non ignora quanto essa stessa ha ricevuto dal mondo. La Chiesa dà tantissimo al mondo ed è un dono straordinario dello Spirito il fatto che sia stata generata la Chiesa. E noi dobbiamo essere grati tutti i giorni per il nostro battesimo che nella Chiesa ci ha immesso. Ma la Chiesa deve essere consapevole che il mondo ha qualche cosa da, qualche prospettiva da dischiudere, qualche cosa da donarle. E in questa reciprocità è possibile l'evangelizzazione. Ma se io non mi dico che cosa penso della realtà con la quale comunico, parto con i miei pregiudizi che sono belli incastrati lì e non vado da nessuna parte. Allora, il primo ascolto è un ascolto del proprio modo di vedere le cose. Per partire da lì, questo io penso e ne sono consapevole, questo che io penso lo confronto col Vangelo ed è tutto giusto, va corretto, lo devo cambiare, come posso muovermi a questo interno? E poi lo confronto col reale, lo metto in dialogo col reale. È il primo passaggio, quello dell'ascolto delle precomprensioni, che, di una dinamica molto articolata che segna l'esortazione ma che si radica nell'esperienza del Concilio. Theobald la descrive così: un difficile processo di apprendimento collettivo dell'ascolto si va avviando, e parla del Concilio. Il Concilio viene descritto da Theobald come un difficile processo di apprendimento collettivo dell'ascolto. È facile ascoltare. Tutti noi, credo, abbiamo fatto esperienza di parlare con qualcuno da cui vogliamo essere capiti e di avere l'impressione che apparentemente sta zitto ma non ci sta ascoltando. Tanto che quando comincia a parlare si fa fatica a frenarsi nel parlarci sopra. Quando qualcuno ci parla sopra vuol dire che non sta ascoltando. E quando comincia a parlare, quello che dice è completamente distaccato da quello che noi avevamo tentato di comunicare. E mi è rimasta impressa la descrizione del rapporto tra una madre e suo figlio adolescente, in cui la madre diceva al figlio: tu non mi dici mai niente, e il figlio diceva alla madre: tu non mi ascolti. E c'è il doppio pregiudizio, capite? Tu non mi dici mai niente, e lui dice: quando io ti dico, tu non mi ascolti.
Allora, un difficile processo di apprendimento collettivo dell'ascolto si è avviato al concilio. Non solamente il duplice ascolto della parola di Dio e di ciò che veramente umano c'è nella società, ma anche l'ascolto delle voci molto complesse e discordanti della tradizione, le voci di quelli che ci hanno preceduto e che rischiano di farsi sentire così forte che noi non sentiamo più la parola che Dio indirizza agli uomini di oggi. Capite che cosa complessa è questo processo all'interno del quale si colloca Evangelii Gaudium pienamente, iniziato al concilio, ma pienamente appartenente ad Evangelii Gaudium? Difficile processo, quindi una cosa che si fa un passo alla volta, dell'apprendimento per imparare ad ascoltare insieme e ad ascoltare insieme Dio, quello che è veramente umano, le voci complesse della tradizione per arrivare a una sintesi sempre nuova. Un altro dato concreto ci aiuta a sostenere che Evangelii Gaudium appartiene al processo di apprendimento collettivo dell'ascolto. Si tratta semplicemente di contare le volte in cui il termine ascolto e ascoltare ricorrono nell'esortazione e ricorrono 39 volte. Per 39 volte ascolto, ascoltare ricorrono nell'esortazione, solo in queste forme, perché poi ci ascoltiamo, ascoltando, che non ho contato. Allora, il primo è l'ascolto dello Spirito e della voce di Dio. Poi c'è l'ascolto della predicazione degli apostoli e dei pastori. Il Papa e i pastori che devono porsi essi stessi in atteggiamento di ascolto di Dio e di ascolto del popolo. Poi dice, poiché la fede nasce dall'ascolto, la Chiesa tutta e le singole comunità sono chiamate a vivere questo atteggiamento nei confronti del Signore e della sua parola e nei confronti del popolo e della sua fede. Al numero 171 dice, abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare. Poi parla della necessità di tornare ad ascoltare il kerygma, che è diritto-dovere del popolo di Dio e quindi del dovere degli evangelizzatori di tornare a proclamarlo. E poi dice che il grido dei poveri è la voce più provocatoria che raggiunge la Chiesa immersa nella storia. Capite che è un ascolto proprio a più dimensioni, che è un ascolto difficile, complesso, ma che determina il percorso di Evangelii Gaudium. Si conclude l'esortazione con Maria, Vergine dell'ascolto e della contemplazione. Evangelii Gaudium è stata generata da un'azione complessa in ascolto dello Spirito e si conclude facendo appello a Maria, Vergine dell'ascolto e della contemplazione e icona purissima della Chiesa, perché, dice il 288, interceda perché la Chiesa mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il regno. L'esortazione si apre e si chiude evocando l'ascolto nella dimensione trascendente. La gioia del Vangelo, le prime parole dell'esortazione. Mai chiudersi nella passione per instaurare il regno, ascoltando il Vangelo, la chiusura dell'esortazione. Ed è un atteggiamento fondamentale nella vita della Chiesa che vive e agisce Dei verbum religiose audiens, come dice la Dei verbum nelle sue prime parole, in religioso ascolto della parola di Dio. È una disposizione che si intreccia lungo tutto il testo alla disposizione ad ascoltare l'uomo ed è un'azione strutturale e con profondissime implicazioni ecclesiologiche, perché se permetti all'altro di raggiungerti nel profondo di te stesso, all'altro che sia il Signore, all'altro che sia le persone che incontri, permettere all'altro, aprirsi permettendo all'altro di raggiungerti fino nel profondo di te stesso, non può che trasformarsi. L'ascolto non lascia indifferenti nessuno dei partecipanti a questa azione. Questa cosa, tutta questa dinamica non ha che come esito quello di valorizzare l'apostolicità, che
Che cos'è l'apostolicità? Abbiamo parlato di Evangelii Gaudium come cornice apostolica della Chiesa. Dice Papa Francesco che è cornice apostolica della Chiesa. L'apostolicità è la quarta delle note della Chiesa, no? Che è una, santa, cattolica e apostolica. Lo diciamo sempre nel credo, ok? E questa nota della Chiesa, questa caratteristica della Chiesa, rimanda prima di tutto all'azione dello Spirito Santo, che conserva la Chiesa nella vera tradizione derivata dagli Apostoli. La Chiesa è apostolica perché lo Spirito Santo la conserva nella vera tradizione derivata dagli Apostoli grazie all'azione dei nostri Vescovi, che ci garantiscono la successione apostolica e l'apostolicità della fede che viene proclamata. È un legame che ci consente di mantenere l'identità di Chiesa come Chiesa di Cristo in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Un legame con le origini, col momento originante e con le persone che di questo momento originante sono fatte corpo, che permette alla Chiesa di essere Chiesa di Cristo e non Chiesa di Papa X o Y o del predicatore X o Y o del mistico X o Y, ma Chiesa di Cristo in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Questo garantisce l'apostolicità. Quindi l'eredità apostolica è un contenuto sempre vincolante. Non vuol dire un contenuto immobile, perché chiede di essere continuamente attualizzata nella grazia dello Spirito Santo. Utilizzo le parole di Simona Segoloni Rutta, una teologa che mi piace molto, che parla così dell'apostolicità. Dice che tramandare non significa ripetere lo stesso contenuto, ma tradurre continuamente quanto ricevuto nella novità del momento, in un cammino incessante verso la pienezza della verità. L'apostolicità così non si dà come già pienamente realizzata una volta per tutte, ma come caratteristica fondamentale della Chiesa che custodisce la fede ricevuta all'inizio, trasmettendola fino alla fine dei tempi. Si può dire addirittura, tenendo presente un tale concetto dinamico, che la Chiesa realizzi la propria apostolicità proprio tramandando la fede in modo sempre nuovo, perché non perda la sua autenticità e la sua efficacia. Ci fa paura la necessità di tramandare in modo sempre nuovo, perché temiamo di tradire invece che tradurre il Vangelo per la cultura attuale. Però se ci pensiamo, abbiamo quattro Vangeli, nei quali quattro evangelisti, nel modo loro proprio, hanno trasmesso l'unica verità che è Cristo. Lo hanno fatto anche con delle differenze notevoli e sapete, non sono d'accordo neanche sulla formulazione del Padre Nostro, per dire. Ciascuno di loro ha cercato di tradurre nella propria storia, per la propria comunità, quell'unica verità che è Cristo incarnato, morto e risorto per noi. Quell'unica verità che è l'esperienza vissuta con lui nella storia. E l'hanno fatto in dialogo con il proprio tempo, con la propria gente, con le proprie condizioni culturali, con le proprie condizioni storiche. San Paolo ha fatto lo stesso, traducendo questa cosa pienamente, come dicevamo prima, in ambito greco-romano. Questa è garanzia della tutela dell'apostolicità ed Evangelii Gaudium, che si colloca in questa dinamica, cioè una dinamica di ascolto di Dio e della realtà, della storia, dell'uomo, di noi stessi e dei nostri pregiudizi, una dinamica radicale di ascolto, collocandosi in questa dinamica e sfidandoci ad assumere un linguaggio adatto al nostro tempo, una lingua materna, quindi capace di generare nuovamente vita, è proprio per questo cornice apostolica della Chiesa, cioè quella che in un certo senso protegge e preserva l'apostolicità. E nell'immagine che ho cercato ho preso una cornice vuota e ci ho messo dentro un'icona di Pentecoste proprio per far capire come Evangelii Gaudium non voglia né sormontare, né cambiare, né trasformare, ma semplicemente esaltare per il nostro tempo, per la Chiesa nella quale noi stiamo vivendo, la bellezza del Vangelo per gli uomini e le donne che incontriamo ogni giorno. Grazie.